Ciao Casuoli, eccoci qua in diretta dal pacchetto, che vi assicuro non essere quello di Rogoredo, ma il pacchetto sotto casa, in questo placido scenario naturalistico. Chiacchieriamo un po' sulle notizie del giorno. La Gazzetta, ancora una volta, ci dedica un'apertura fumata rosso-nero in cui praticamente va a anticipare quello che dovrebbe essere una chiusura del contratto preliminare davvero imminente, almeno questo è quello che dice la Gazzetta dello Sport. Staremo a vedere, però sembra altamente probabile che almeno il contratto preliminare verrà definito nel giro di qualche ora, verrebbe da dire. Staremo a vedere ad ogni modo, perché come sempre si dice, finché non ci sono le firme sono tutte chiacchiere. Dopodiché, sempre la Gazzetta presenta una bellissima intervista, ormai si è specializzata nelle interviste, nelle monografie sui calciatori del Milan. È un'intervista a Maignan e c'è un elemento interessante, secondo me, proprio per riflettere assieme. Maignan, nel raccontare appunto la sua esperienza, la gioia per lo scudetto, che definisce sorprendente addirittura tutto questo, sono stati festeggiamenti, no? Davvero eccezionali che il Milan ha vissuto grazie ai suoi tifosi. Maignan identifica in un elemento particolare la svolta del Milan, curiosamente, ed è un elemento interessante perché ci serve a fare un ragionamento laterale. Cioè il 3-0 subito dal Milan in Coppa Italia ha dato, secondo Maignan, la svolta, la rabbia al Milan giusta per affrontare le altre partite. Perché è importante questo ragionamento? È questo ragionamento che ci permette, per fortuna mi verrebbe da dire, di passare oltre spesso delle ingiustizie che capitano nel calcio. Ed è questo tipo di ragionamento che mi porta ogni volta al dove succedono comunque a non dare troppo peso ai loro arbitrali o cose simili. Ci sono tanti tifosi che quando capita un errore arbitrale si disperano, dicono: ma il Milan se avesse vinto lo Spezia se avete punti in più. Sì, formalmente sì. Ma è anche vero che laddove capitano delle cose palesi o delle ingiustizie, non bisogna sottovalutare l'effetto volano che può dare sul morale. Perché magari noi non lo possiamo sapere, no? Non è così matematico il calcio. Ma chissà che quello che è successo con lo Spezia non ci abbia dato poi la spinta di rabbia per, o tutti i torti arbitrali subiti per poi magari fare il filotto di 6 vittorie. O per concentrarci così tanto sul gioco e su di noi, e per farci capire che forse nulla era già conquistato, ma bisognava conquistarlo. Quindi è un bel tema questo, cioè riflettere che nel calcio non vale l'uno più uno, uguale due. Stesso motivo per cui quando sento parlare di ha vinto la squadra meno forte sono cavolate, perché una squadra, la forza di una squadra non è mai data dalla rosa e basta. Perché non vuol dire nulla, è data dalla rosa, dalle competenze tecniche, da come giocatori, dal clima nello spogliatoio, dalla voglia che ci mettono i giocatori, da come i giocatori sono adatti alle idee tattiche di un allenatore. Insomma, sono tanti elementi. Non si può ridurre la realtà calcistica, la realtà figuriamoci quella generale tantomeno, ma anche quella calcistica, il micromondo calcistico non può essere una somma di elementi in maniera pedissequa, no? Bisogna essere capaci di interpretare tutto quel che è il mondo calcistico, la realtà, come qualcosa dalle mille sfumature, le mille potenzialità e i mille elementi da considerare, un sistema caotico, verrebbe da dire in termini matematici, stocastico. Quindi questa è l'essenza del discorso. Secondo me l'intervista di Maignan è in questo senso molto interessante. Un altro interessante elemento, e qua voglio il vostro parere, relativo a tutto sport, è il fatto che evidenzia come cedibili da parte del Milan due giocatori, Saelemaekers e Rebic. Allora, dal mio punto di vista, personalmente sapete che non vado pazzo per Saelemaekers tecnicamente, come spirito sì, un giocatore di dedizione che si impegna, è anche vero che è stato preso molto poco ed è uno dei potenziali maggiori margini che si potrebbe fare in caso di rivendita. Personalmente credo che dal punto di vista tecnico Saelemaekers non possa crescere molto,
Credo che il suo livello sia più o meno questo. È un giocatore più che altro di sostanza, è un giocatore che ha delle lacune evidenti sul piano della finalizzazione della giocata, mentre è molto propositivo in fase di valorizzazione agonistica del suo apporto e di difesa. Tatticamente però ha secondo me degli elementi, tecnicamente e tatticamente, degli elementi problematici che non so se andranno mai a essere colmati. Quello che so è che probabilmente alcuni elementi tecnici lo fanno di fatto adesso essere dal mio punto di vista, una buona riserva. Però pensare di avere un Sanemakers titolare fisso per un Milan che vuole crescere, secondo me non è adatto. Discorso diverso per Rebic, che è l'altro nome appunto fatto da Tuttosport, che però a mio avviso è tecnicamente non si discute, è un giocatore forte, un giocatore molto forte, un giocatore da Milan, secondo me si discute dal punto di vista fisico, perché effettivamente un po' come anche Sanchez è un giocatore che fa poche presenze all'anno. Comunque sia, se guardate a vedere il numero di presenze, volenti o nolenti ne fa 20-25, cose di questo tipo. E per quanto forte, il Milan secondo me ha bisogno non vediamo sogni, ma solide certezze, insomma. Solide realtà. Quindi potenzialmente allora si dovesse fare cassa per poi fare un investimento in più, considerando che comunque Rebic, alla luce dello scoppio di Leao, è di fatto una riserva, anche se è valido, è un altro discorso rispetto a Saelemaekers. Anche in quel caso non mi strapperei i capelli, a parte che non li ho, non posso strapparmeli, ma considerando quello che è la sua diciamo, componente di stabilità fisica, ci può anche stare che Milan pensi di venderlo. Ditemi voi cosa ne pensate. Oggi cercherò magari di fare un video nel pomeriggio, perché ieri non l'ho fatto, ma chiaramente sono meno i temi e non mi va. Cioè, chi fa comunque il doppio video, alle volte vedi dei video che non hanno alcun senso d'esistere, in cui si parla del niente, che io potrei farvelo magari ripetendo le stesse cose che dico qua adesso, ma cerco sempre di avere almeno uno spunto teorico e logico per fare un qualcosa, se no, piuttosto che darvi parole al fumo, parole al vento, preferisco evitare. Ciao 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 ciao.